Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi vedremo come completare il sacrario di Celtabmach, che si trova sul castello di Rule, qua dietro. E abbiamo messo una puntina qui. Noi siamo alla torre del forte di guardia. Ragazzi, abbiamo provato da tutte le parti, anche da qua, dal sacrario di Ekochi Yu, alla torre della Valle di Odin, senza la pozione leva fatica. Se avete un solo cerchio non ci si arriva, quindi numero uno, ci serve una pozione leva fatica, o forse anche due se avete un solo cerchio. Poi l'altra cosa che abbiamo scoperto, ragazzi, è questo set aerodinamico, ci aiuta tantissimo negli spostamenti in volo. Penso che è il secondo metodo migliore dopo i congegni Zonau di muoversi in aria. Vi lascio il link in descrizione se volete prendere, che è buono, è molto buono. Soprattutto perché qua ci spostiamo quasi sempre in aria. E quindi andare un po' più veloce in aria è buono. Allora, lì c'è una puntina rossa dove abbiamo messo il segno per darci un minimo di direzionalità. E andiamo verso il castello di Rule. Tra le altre cose, visto che questo qui è uno dei sacrari che si vede all'inizio appena scendete sui Rule, probabilmente è possibile che ci andate anche all'inizio e non avete tanta familiarità con le abilità. Vedremo un paio di modi come completare i puzzle. Uno, che è quello che credo che gli sviluppatori abbiano pensato per la soluzione, e un altro è un secondo sistema che non penso che gli sviluppatori volevano che noi risolvessimo il sacrario in questo modo. Comunque, guardate qui il set aerodinamico come ci fa muovere velocemente. Ah, il sacrario sta là dentro, facciamo un sacco di metri quasi a gratis. E poi dopo, quando planiamo in generale, anche senza il set, non consumiamo vigore, che è buonissimo. Comunque, vedete, abbiamo consumato più di un cerchio grande, con un solo cerchio piccolino non ci si riusciva sicuramente. E tra l'altro oggi abbiamo anche scoperto che il massimo vigore che si può ottenere senza pozioni sono 3 cerchi. Poi la statua dice: vabbè, basta, c'hai tutto il vigore che ti serve, non te ne do più. Ok, perfetto, e adesso possiamo passare al nostro sacrario. Sacrario di Celtabmach. Naturalmente, ragazzi, se il video vi è piaciuto o vi è stato aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Vediamo. Strutture di supporto, sacrario di Celtabmach. Allora, lì ci sono 2 pilini, c'è una porta e qui c'è una piattaforma. Quindi questa prima parte dovrebbe essere abbastanza semplice. Con l'ultramano posizioniamo la piattaforma sui pilini. Usiamo il potere Ascensus, saliamo su, saltiamo e abbiamo completato la prima parte. Seconda parte, la porta sta là, stavolta c'è un solo piolino, però abbiamo 2 piattaforme. Quindi quello che possiamo fare è creare una specie di L con questa piattaforma piccolina, tipo così. Poi la giriamo qua e la portiamo da quella parte, in modo da creare una piattaforma in alto dove ci possiamo teletrasportare con Ascensus. Questo hanno fatto troppo alto, non si poteva usare. Ok, lì invece c'è una cesta e qua sotto ci sono le punte, quindi la L non funziona più, dobbiamo utilizzare un'altra lettera dell'alfabeto, che stavolta sarà la C. Facciamo così. Questo qua lo mettiamo qua. Questo qua lo mettiamo qua. Poi prendiamo la C, l'alziamo. Ormai questo qui lo mettiamo sulle punte così non moriamo. Questo lo mettiamo qua, Ascensus. Stavo pure cadendo, dovevo riregistrare il video. Ragazzi, questo qua è il tutorial, non l'ha giusta. Cioè, abbiamo le borse piene, già lo sapevo già. Ho visto tanti tutorial su come fare a non arrivare alle borse piene mentre si fa il tutorial col sacrario, ma è impossibile, ragazzi. Proprio c'è qualche problema nel DNA qua. Ok, detto tutto ciò, quindi un po' di pazienza. Allora, secondo me il sistema non originale, il sistema pezzotto per fare questo sacrario è mettere questo coso qui, lasciarlo, andare sopra, fare Ascensus,
fare così, emergere e fare tornare tutta questa piattaforma indietro nel tempo. Così quella ritorna su e noi finiamo il sacrario. Rimandiamolo giù. Mentre credo che il sistema che gli sviluppatori hanno pensato è quello di prendere il tutto, smontarlo, prendere questa cosa qui e metterlo qua, perché questo qui è abbastanza lungo da fare da supporto. Gli altri due non ce la fanno a fare da supporto. Però con questi altri due possiamo creare un pezzo a L. Ok. Più o meno così. Sì. Lo possiamo prendere. Possiamo girare. E creiamo tipo... Questa cosa qua invece non l'ho capita, perché certe volte ce lo fa prendere da lontano. Forse perché lo dobbiamo allontanare. Forse ce lo fa alzare di più. Però... E certe volte invece no. Avete visto? Adesso siamo riusciti a metterlo più in alto. Quindi abbiamo scoperto che se più da lontano lo prendiamo, più in alto riusciamo a mettere il pezzo. Avete visto? Ok. Detto tutto ciò, facciamo Ascensus, così riusciamo a salire per di qua. E per di qua. E abbiamo capito tre cose nuove. Ragazzi, il tutorial finisce qui stavolta veramente. Noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao! Se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Ciao ciao! Thank you.